Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Prima di partire vi ricordo come sempre di iscrivervi, di commentare, like, campanella e tutto quanto. Allora, nuovo video ragazzi sull'Empoli, perché ci sono delle novità importanti uscite oggi. E allora, prima di tutto c'è la notizia, praticamente sembra cosa fatta, sulla conferma di Pietro Accardi come DS anche per la prossima stagione. Quindi ragazzi, Accardi al 99% sarà ancora il DS ragazzi dell'Empoli in Serie B il prossimo anno. E qui ragazzi c'è poco da dire, perché insomma comunque per molti Accardi non doveva essere riconfermato. Ragazzi, anch'io onestamente, per tutto quello che ha fatto Accardi, comunque come avevo già detto nel video di resoconto sull'Empoli, sulla stagione che è appena finita, ha comunque fallito Accardi secondo me in queste due stagioni. Quindi ragazzi, secondo me Accardi doveva essere allontanato, e non per fare un piacere alla piazza ragazzi ovviamente, ma comunque per vedere insomma di ripartire, visto che si deve comunque ripartire, bisogna ripartire bene con un progetto. Ragazzi, il DS andava cambiato. Però ragazzi, da un lato io comunque, come ho detto, cioè nel senso, qui ragazzi il tempo comunque stringe, quindi ragazzi dover cambiare il DS voleva comunque dire prendere una persona che magari non conosce l'ambiente, che serveva a ambientare, appunto capire il nuovo progetto e tutto quanto. Quindi ragazzi si sarebbe perso comunque troppo tempo nel cambiare il DS. E quindi niente ragazzi, forse la scelta di tenere Accardi potrebbe non essere così sbagliata. Però ragazzi, secondo me, a patto che ad Accardi venga affiancato ragazzi un personaggio che veramente tiene a questa maglia e tiene a questi colori, e che dia appunto una mano ad Accardi nella gestione del mercato e dello spogliatoio ragazzi, cosa fondamentale che quest'anno purtroppo non è successa con Accardi. Questa ragazzi era la prima news. La seconda notizia, questa è fresca, è di oggi pomeriggio: il Toto allenatore ragazzi, perché come ho detto, oltre al DS c'è anche l'incognita dell'allenatore. Quindi Marino, come sappiamo, non è più l'allenatore dell'Empoli dalla fine della partita con il Chievo, andrà molto probabilmente alla SPAL. Quindi secondo me ragazzi, alla fine è anche giusto insomma che Marino prenda la sua strada e che l'Empoli cambi, perché insomma Marino era stato preso comunque per risollevare l'Empoli, c'è riuscito in parte, è arrivato ai playoff, quindi ha fatto il suo alla fine, insomma quello lì comunque di farci evitare una figuraccia con i playout. Però ragazzi, secondo me a questo punto è giusto che se tutti e due devono ripartire, ognuno prende la sua strada e niente, si riparte comunque da zero. Quindi ragazzi, il Toto allenatore, ci sono usciti qualche nome ragazzi, non so se sia giusto, insomma sono i primi nomi che escono. Però ragazzi, da alcuni fonti interne sembrerebbe appunto che qualche nome possa essere quello giusto e che la società appunto stia sondando il terreno. Allora ragazzi, si sta parlando di Dionisi del Venezia, che avevo appunto già parlato anch'io nel precedente video, di Zenga ragazzi, dell'allenatore del Pisa, D'Angelo, del Nonno ragazzi, il ritorno del Nonno. Poi si è parlato di Venturato, di Boscaglia, di Grosso ragazzi. E allora, che dire? Io, allora, sinceramente, Zenga, Grosso ragazzi, li escluderei veramente alla grande, perché sinceramente non mi piacciono. E sinceramente, insomma, prendere allenatori come Zenga e Grosso ragazzi non ti garantiscono niente. Non puoi aprire, secondo me, un nuovo ciclo, un nuovo progetto con Zenga e Grosso. Quindi questi due secondo me sono da escludere e non mi piacciono. Poi ragazzi, Boscaglia dell'Entella e Venturato del Cittella potrebbero essere due possibilità ragazzi.
e sono probabilmente dei nomi che non sarebbero male, ragazzi, però secondo me, allora, cioè, il nome su cui, ragazzi, si dovrebbe veramente puntare se vogliamo aprire un nuovo progetto, ragazzi, è quello lì di Dionisi del Venezia, ragazzi, c'è poco da fare. Questo qui è il nome che onestamente mi piace più di tutti, ragazzi, un allenatore giovane, promettente, l'ex allenatore anche del Limolese, che aveva fatto molto bene con il Limolese, poi è passato al Venezia, ha fatto un campionato secondo me discretamente buono con il Venezia, fa giocare bene la squadra, usa, ragazzi, il 4-3-1-2, modulo tanto amato qui da noi ad Empoli, il nostro modulo. Quindi, ragazzi, secondo me Dionisi potrebbe essere l'allenatore giusto da cui ripartire. Poi, ragazzi, fermo appunto restando che gli altri nomi, ho detto Zeng e Grosso, non mi convincono. D'Angelo del Pisa non credo che verrà mai liberato dal Pisa e che lo bloccheranno appunto in ogni modo. Andrea Azzori, ragazzi, il ritorno del nonno, non so che dire. Sì, da un lato, ragazzi, mi piacerebbe il ritorno di Andrea Azzori, ragazzi, però da un lato, ragazzi, secondo me sarebbe un grossissimo rischio, perché, ragazzi, un nonno bis, ragazzi, alle prime difficoltà potrebbe risultare un grosso boomerang, e quindi, ragazzi, non lo so onestamente. Quindi, ragazzi, secondo me Dionisi è il nome più caldo, ragazzi, è veramente il nome su cui io punterei, però, come detto, ragazzi, sempre a patto che di avere una progettualità, ragazzi, e di tornare umili come sappiamo fare, sennò altrimenti, ragazzi, nessun allenatore ci può risollevare nella prossima stagione, c'è poco da fare. Poi, ragazzi, da qui ovviamente dalla scelta dell'allenatore, ragazzi, dipenderà poi anche il mercato in entrata e in uscita. Ragazzi, come detto, il tempo stringe, non c'è tanto tempo, ragazzi, il 26 rinizia la nuova stagione, qui, ragazzi, bisogna appunto, se il DS rimane a Cardi, bisogna veramente stringere con l'allenatore. Quindi, ragazzi, io mi aspetto che ormai non questa, non la prossima settimana, ma, ragazzi, dalla settimana del 20 agosto in poi venga già fuori il nome, venga praticamente ufficializzato il nuovo allenatore dell'Empoli, che non è detto, ragazzi, che sia tra questi nomi, ma questi sono comunque i nomi che sono usciti in queste ore. Quindi, ragazzi, niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se questi nomi vi piacciono o no, quale preferireste voi. E noi, niente, ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando di iscrivervi, di commentare, like e tutto quanto. Ciao a tutti, alla prossima.